Leggiamo insieme nel libro dell'Apocalisse. Libro dell'Apocalisse, andiamo alla fine del libro dell'Apocalisse, al capitolo 22 del libro dell'Apocalisse. Alleluia, gloria a Gesù. Capitolo 22 del libro dell'Apocalisse. Dal verso 6, Dio ci benedica. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Poi mi disse: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto, continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro, continui a essere impuro. E chi è ingiusto, continui, chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, si santifichi ancora. Ecco, sto per venire. E con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Signore, noi ti preghiamo con tutto il nostro cuore affinché stamattina ancora, attraverso la tua parola, le nostre anime possano essere sfamate e dissetate, riempite, come ti è stato detto, di ogni tesoro celeste, perché il tesoro è in mezzo a noi. Tu sei il vero tesoro della nostra comunità. Ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fai del bene a quanti ti stanno invocando in questa mattina. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Il libro dell'Apocalisse è un libro meraviglioso. Non bisogna aver paura del libro dell'Apocalisse. Non bisogna temere di leggerlo. Non bisogna spaventarsi di fronte al libro dell'Apocalisse. La parola Apocalisse non vuol dire distruzione. La parola Apocalisse non vuol dire grande sisma, grande terremoto. Spesso di fronte a questi eventi noi troviamo, no, sui giornali che compaiono questi titoli, Apocalisse. La parola Apocalisse è un termine molto più semplice di quanto immaginiamo. Non vuol dire né terrore, né distruzione, né paura, né morte, ma vuol dire togliere il velo, svelare.
mettere a conoscenza, informare. Il libro dell'Apocalisse è un libro che vuole informare riguardo al futuro dell'uomo in generale. Noi vorremmo tanto sapere intorno al futuro. Il libro dell'Apocalisse getta luce sul futuro. Se siamo così incuriositi, presi dagli eventi, che vorremmo sapere proprio come andranno a finire le cose, il libro dell'Apocalisse ci fa comprendere in che maniera si svolgeranno le cose, mette in evidenza, dobbiamo dire, una serie di eventi estremamente negativi, insopportabili per l'uomo, insopportabili per i re. I più grandi re non potranno sopportare quello che è scritto nel libro dell'Apocalisse. Non ci sarà una nazione così forte e così potente che potrà resistere a quello che è scritto nel libro dell'Apocalisse. Non ci sarà governo così preparato, così consolidato, così famoso, così potente militarmente, che potrà eventualmente riuscire a fare qualcosa di fronte a quello che sta per accadere sulla terra. Ma qual è la buona notizia? Possiamo essere felici intorno a qualcuno che stamattina ci predica che sta per avvenire sulla terra qualcosa di terribile? Possiamo essere felici? No, non certamente. Possiamo non preoccuparci? No, ci dobbiamo preoccupare. La parola di Dio è miracolosa, la predicazione della parola di Dio è miracolosa perché suscita nel cuore degli ascoltatori una serie di emozioni che è dalla paura alla gioia, dalla preoccupazione alla pace, dal senso di una terribile colpa al senso di un meraviglioso perdono che viene dal cielo. Suscita nel cuore la certezza della condanna, la quale certezza della condanna lascia il posto alla certezza della salvezza. Questo fa la parola di Dio. E stamattina io vorrei parlarvi proprio intorno a queste cose straordinarie. Noi non abbiamo paura di parlare di queste cose perché il Signore ha fatto un'opera meravigliosa nella nostra vita. Gesù non è stata una chiesa, non è stato un pastore, non è stato un gruppo, non sono stati dei fratelli, è stato Gesù. E Gesù dice nel libro dell'Apocalisse, lui che si presenta: io Gesù, io Gesù. È lui che inizia l'opera. Se credi Gesù stamattina, inizia l'opera. Io sono l'Alfa e l'Omega, io sono il principio e la fine, io sono il primo e l'ultimo. Come vedi, la sfera d'azione è nelle mani del Signore. Noi ci siamo abbandonati nelle sue mani e abbiamo ricevuto degli enormi benefici gloriosi che ci hanno resi liberi in questa vita di lodare il Signore, di benedire il Signore, ma di custodire anche una speranza non umana, non religiosa, non filosofica, ma vera, come dice la Scrittura. Queste parole sono fedeli e veritiere. Il Signore, l'Iddio degli spiriti, dei profeti, ha mandato il suo angelo. Vi voglio far notare innanzitutto il fatto che il mondo non è in balia dell'incertezza. Non è in balia dell'incertezza. Noi pensiamo che tutto sfugge dalle mani.
Niente sfugge dalle mani di Dio. C'è un programma che sta andando avanti. C'è un programma che sta andando avanti. È vero, spesso ci viene da dire non si capisce più niente. È vero che spesso ci viene da dire chissà come andranno a finire. Noi credenti non dovremmo più dire questa parola, chissà come andrà a finire. Perché è tutto scritto. È tutto scritto. Se vi ricordate, i discepoli di Emmaus erano confusi di una confusione che non aveva fondamento. Gesù gli disse loro quando si avvicinò, era scritto che il figlio dell'uomo avrebbe patito, i profeti avevano annunciato, Mosè pure aveva annunciato che il figlio dell'uomo avrebbe patito, avrebbe sofferto, sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini, l'avrebbero ucciso, ma il terzo giorno risusciterà. Era scritto, e allora loro si aprirono la mente. Grazie. E forse anche la nostra mente, quando tutto sarà finito, si aprirà e diremo, ma guarda, era proprio tutto scritto quello che doveva avvenire. Ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi. Innanzitutto voglio dirti che la volontà di Dio la puoi comprendere soltanto quando ti affidi a Lui. Per mostrare ai suoi servi. Non è possibile stare lontani da Dio e capire la volontà di Dio. Non è possibile non avere comunione con Dio, vivere una vita staccata da Dio, dalle cose di Dio, da Dio stesso, dalla persona meravigliosa di Dio, stare staccato e pensare di camminare nella luce. Se siamo lontani da Dio non siamo nella luce. Siamo nelle tenebre, nel senso tenebre, nel senso di oscurità, non vediamo. Paolo dirà che quando lui era lontano dalla grazia camminava a tastoni. A tastoni vuol dire come un cieco, ha necessità di toccare ma non vede. E io credo che la tua vita fino a oggi si è condotta a tastoni. Ma Dio vuole illuminare gli occhi del tuo cuore, alleluia. È meglio camminare a tastoni nel buio e non sai dove ti stai dirigendo, non sai dove andrai a finire, non sai cosa ti aspetta, nella continua insicurezza. Non sai se è meglio andare avanti o se è meglio andare indietro, se girare a sinistra o girare a destra. O è meglio accendere l'interruttore della luce e vedere tutto chiaramente? Una volta che si è accesa la luce nel tuo cuore, tu sai dove devi andare, sai dove hai i piedi, dove stai per mettere i piedi, sai cosa stai per toccare con la luce, sai che forse nella direzione in cui stai andando è meglio che ti fermi subito, ma solo la luce può testimoniare la tua condizione. Né un uomo né una persona. Una volta mi disse un fratello, io voglio sapere tu cosa, tanto tempo fa, volevo sapere tu cosa pensi di me. E io gli ho detto, ma che ti importa quello che io penso di te? Lui ci teneva appunto da far determinare la sua vita. Io non mi prenderò mai la responsabilità di dirti cosa penso, perché non serve a nulla. Può essere un indicatore, ma metti caso che io non sto bene spiritualmente, è pure un indicatore sbagliato. Le mie indicazioni possono portarti verso di me e non verso Cristo. Le mie indicazioni possono portarti, possono essere guidate dall'umore di quel giorno, magari possono essere giuste, ma non potrai mai avere la certezza se quello che viene pensato di te dagli altri è giusto, è qualcosa che indica una verità. È importante invece stamattina chiederci: Gesù,
che pensa di noi. Avete paura di fare questa domanda? Vi fa paura? Qualcuno potrebbe magari dire: è meglio che non gliela faccio proprio. Nella condizione in cui mi trovo, è meglio che non gliela faccio proprio. E io invece voglio dirti una cosa. E sono sicuro che farai fatica a credermi su quello che ti dico. Gesù pensa bene di te. C'è impossibile, perché nella condizione in cui mi trovo è impossibile che Dio, la sua santità, pensi bene di me. Gesù ha detto: chiunque viene a me io non lo caccerò fuori. Per cui la tua condizione favorisce l'intervento di Dio nella tua vita. La tua condizione favorisce l'intervento di Dio nella tua vita. Tu non immagini quello che sono. Tu non immagini quello che Dio fa. Sono troppo appesantito, io c'ho troppe cose, mi vergogno pure a dirtele. A me non le devi dire. E non c'è un uomo a cui le devi dire le tue cose che possa assolverti. Non c'è un uomo che ti assolve. È Gesù che ti libera dai tuoi peccati. È Lui che ti libera dai tuoi peccati. Lo ha fatto con noi? Lo ha fatto con noi? Tu non immagini quello che noi eravamo. Una delle difficoltà che a volte abbiamo quando con alcuni fratelli parliamo con i detenuti a carcere è proprio questo peso che loro hanno dentro. Loro a noi ci vedono tutti così belli, sistemati, e loro dicono: non potremo mai diventare, no, come voi, sereni, gioiosi. Ma loro non sanno da dove veniamo. Loro non sanno da dove veniamo. Certe volte quando penso alla mia vita, non c'entra niente con questa parentesi, ma quando penso alla mia vita penso a quegli uomini vestiti di bianco e che gli viene posta la domanda e gli viene detto: chi sono questi? Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. E la nostra vita viene dalla grande tribolazione nel senso spirituale del termine. Ovviamente lì c'è un dato storico che più avanti si realizzerà, ma noi siamo venuti, fratelli, da un peccato che ci ha tenuti schiavi e che della nostra vita ha fatto quello che gli pareva e piaceva, fino a che Gesù non è intervenuto nella nostra vita. E uno di questi detenuti poi ha scritto un articolo sul cittadino e ha scritto una bella frase: non ci sentiamo giudicati da queste persone. E noi chi siamo che possiamo giudicare? Noi siamo chiamati a predicare la salvezza, il giudizio appartiene al Signore, o no? Innanzitutto, ecco, sto per venire. Tre volte viene detta questa cosa in 16 versi, tre volte in 16 versi. Se volete possiamo contare in tutta la Bibbia quante volte Dio parla della sua venuta sulla terra finale. Ma soltanto in 16 versi Gesù lo dice tre volte. Insomma, ci tiene a fartelo sapere. Guarda, io vengo. Io sto per venire. Io vengo. E lo ripete. E sembra quasi che questa ripetizione metta in evidenza che Gesù ci tenga, che Giovanni e chi poi dopo, in seguito, sappia con certezza che questo è un avvenimento che ci sarà e che avverrà.
Fratelli, Gesù ritornerà. Ritornerà Gesù. Non pensate che siccome stia passando il tempo e siccome lo stiamo predicando da tanti anni che le cose vanno... No, fratelli, succederà che Gesù verrà e verrà a prendere i suoi. Alleluia. Ecco, sto per venire. Innanzitutto, beato è chi custodisce le parole di questo libro. Gloria a te, sì. Beato è chi custodisce le parole di questo libro. La prima cosa che devi fare è ritenere le parole di questo libro. La prima cosa che devi fare. Lo so, tu hai altre esigenze stamattina, lo so, hai l'esigenza del lavoro, hai l'esigenza che stai soffrendo, hai l'esigenza della malattia, hai l'esigenza di questo e dell'altro, lo so. Queste sono tutte esigenze che se hai un po' di pazienza, Dio interverrà e ti farà vedere la sua gloria. Ma adesso c'è un'altra esigenza, è che devi iniziare a custodire le parole di questo libro. Che vuol dire custodire? Mi compro una Bibbia, la metto in cassaforte e la custodisco? No, c'hai una cassaforte che solo tu puoi aprire e solo tu puoi chiudere, è il tuo cuore. Devi custodire queste parole nel tuo cuore. Diceva il salmista: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ma come si fa a non peccare? Come si fa? Come si fa? Sembra quasi un dato impossibile, da cui non possiamo svincolarci. È vero che l'epistola agli ebrei dice il peccato che facilmente ci avvolge, è vero, ma è anche vero che se non corriamo con perseveranza il peccato avrà più possibilità di legarci e di avvolgerci. Ora, se è vero che il peccato così facilmente ci avvolge, è altrettanto vero che il Signore ci ha dato un'indicazione per non farci prendere o dipendere dal peccato, ed è quello di custodire la parola nel nostro cuore. Voglio dire una cosa ai credenti: quando mettiamo la parola di Dio nel nostro cuore attraverso una lettura, abbiamo fatto una settimana di preghiera a mattino qua e leggevamo tutte le mattine il biglietto del calendario. Ma com'era buono quel pezzo di pane, mi sembrava diverso dalle altre volte. Lo leggevamo con tutti i fratelli alla fine della riunione di preghiera e lo leggevamo, era così saporito. E quei versi che poi si depongono dentro di te iniziano, se hai fatto caso, a rinnovare anche la tua mente, ti dà riposo, ti dà speranza, ti dà gioia, ti mette in una posizione diversa rispetto alla giornata che devi vivere. Tu continui a fare le stesse cose, lavorare, la famiglia, curare, incontrare persone, camminare, però tu ti rendi conto che dentro di te è successo qualcosa di meraviglioso, e questo qualcosa di meraviglioso è dovuto dalla parola di Dio. Ecco perché Gesù dice: custodisci le mie parole nel tuo cuore, ne avrai del bene. Sarà beato chi custodisce le parole di questo libro. Se custodisci le parole di questo libro, la prima cosa che succederà nella tua vita è che imparerai a conoscere Dio e ad adorare soltanto Lui. Ti renderai conto che tutto il resto non serve. Ti renderai conto che è tutta vanità, che l'idolatria non ha senso più nella tua vita. Ti renderai conto che il tuo Dio è vivo, è vero. Ti renderai conto che pur non avendo davanti una statua o un'immagine,
parla è come se parla, vede è come se vede, tocca è come se tocca, cammina è come se cammina. La sua presenza invade il tuo cuore, ti riempie di gioia, ti mette dentro la certezza che lui ha cura di te, che ti vuole bene, che è il primo e l'ultimo che ha iniziato e che porterà avanti l'opera sua nella tua vita. Grazie Gesù. Un consiglio, e il consiglio è questo qui: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Da questo momento, periodo di Giovanni, anno 100, primo secolo, passaggio al secondo secolo, da questo momento verrà predicata la parola di Dio fino agli estremi confini della terra. Ma prendiamoci una parte per noi stamattina intorno a questa parola, non sigillare le parole di questo libro. Se desideri che Dio ti faccia del bene, questo libro non lo chiudere. Lascia che la tua vita inizi a rapportarsi con la sua parola. Non sigillare. Uno dei tanti problemi che avviene nelle persone quando si avvicinano al Signore è che dopo aver avuto un buon impatto, una buona esperienza, finisce là. È come un po' una gravidanza che si viene a conoscenza, che si aspetta, tutti contenti, tutti felici, ma a un certo punto c'è un'interruzione. E quindi non puoi vedere il frutto di ciò che è iniziato nella tua vita. Quello che è importante stamane è che noi prendiamo cura di ciò che Dio vuole iniziare a fare nella nostra vita. Farà tutto il Signore, ma tu devi aprire la porta del tuo cuore al Signore. Lui ci resterà un po' fuori alla porta del tuo cuore, ma poi a un certo punto ti busserà, ti farà sentire la gioia, ti farà sentire la sua voce come stamattina, ti dirà: aprimi, vuoi entrare? Aprimi. Tu magari dirai: non è cosa mia, qua la mia famiglia non si capisce niente. Fallo entrare. Geremia 31 dice: io sarò l'Iddio delle famiglie. Qua non si capisce niente, non abbiamo come andare avanti. Fallo entrare, perché lui non permetterà che il giusto accatti il pane. Lui è la provvidenza divina, è lui stesso che provvede. Non sto bene, siamo ammalati, siamo depressi. Fallo entrare, perché lui è colui che porta la vita in esuberanza. Lui stesso è la guarigione. Fallo entrare. Una volta disse uno, no, a casa mia non possiamo, ci sono i diavoli. È buono, allora fallo entrare, perché se lui entra i diavoli scappano. Questi sono detti che a volte insensati, che non, uno non si rende manco conto. Vieni da me, a casa mia ci sono i diavoli. Appunto, a casa mia no, se a casa tua ci sono i diavoli è proprio il momento di farlo entrare. Lui entra e loro escono, no, anzi loro scappano. Perché la sua presenza è la vita, è la tua stessa vita. La sua presenza vale la tua vita. Lui cambia le cose, le sorti della vita delle persone. Qui molti sono testimoni delle cose che vi sto dicendo e annunciando. Non sigillare le parole di questo libro. Se sei preso da quello che stai ascoltando, è il momento nel tuo cuore di dire a Dio: Dio opera nella mia vita. Amen. Se sei preso da quello che stai dicendo, non lasciare, non accarezzare solo la questione, lascia che Dio operi in questo istante. Di Signore, fammi sentire la gioia della tua salvezza nella mia vita. Amen. Anche perché i tempi corrono e ci avviciniamo verso la fine. Si vedrà l'ingiustizia moltiplicarsi. Chi è ingiusto continua a essere ancora di più ingiusto. Quindi noi vedremo un eccesso di iniquità moltiplicarsi.
vedremo un eccesso di ingiustizia moltiplicarsi. La scrittura dice che negli ultimi tempi l'iniquità si moltiplicherà. Ma ci sarà un altro popolo che continuerà a seguire il sentiero della giustizia divina. Non sto parlando della giustizia dei tribunali, sto parlando di una giustizia divina. Sai la giustizia divina qual è? Dove eravamo prima? Questa era la giustizia divina. Tu sei peccatore, ti aspetta il giudizio, e se ti va bene andrai al purgatorio. Vi ricordate? Più o meno era così. Tanto per iniziare, il purgatorio non esiste. Tanto per iniziare. Ma la giustizia divina non è questa. La giustizia divina, fai bene attenzione a quello che ti dico. La giustizia divina non è questa. Tu sei peccatore e ti meriti un giudizio. La giustizia divina è questa. Sei peccatore, ma io ho provveduto la tua salvezza. Non te la puoi comprare né con offerte, né con pellegrinaggi, né con fioretti, né con voti, non te la puoi comprare. La giustizia di Dio dice che tu non te la puoi comprare. Ma ho fatto già tutto. Quando hai fatto tutto? Quando il mio figliuolo è salito sulla croce ed è morto per i tuoi peccati. Se tu credi in lui, tu hai vita. Io Gesù, è lui. Non c'è nessun santo che può riscattarti dai peccati, non c'è nessuna autorità ecclesiastica che può prometterti questo. Io Gesù, ho mandato il mio angelo, ho fatto proclamare questo per attestarvi queste cose. Sentite poi che bello, in seno alle chiese, la chiesa del Signore, da cosa la puoi riconoscere? Da cosa si può riconoscere che quella è la chiesa di Dio? Da cosa la puoi riconoscere? Come facciamo a capire se quella è nella verità, se è quella, perché di là vanno 3.000 persone, di qua ce ne sono soltanto 80? Come facciamo? Qual è il metro di misura per capire quella è la chiesa del Signore? Come si fa? È impossibile capire. Non è impossibile, perché la chiesa del Signore è la chiesa che predica la verità, che rende libere le anime. Alleluia. Io ho mandato il mio angelo ad attestare questo nelle chiese. Qualunque chiesa possa avere anche un mausoleo alto 50.000 metri, possa avere anche una rappresentanza ecclesiastica solenne, rumorosa, che esce in televisione, qualunque chiesa, se non predica la verità, è contro la verità. Io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Il punto è questo: beati quelli che lavano, beati quelli che lavano le loro vesti nel sangue dell'agnello. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Non si può entrare senza aver lavato le nostre vesti. Non ci rimanere male. È così. Tu devi rimanere male se non fai questo passo.
Non perché il Signore abbia dettato queste condizioni. Nello stato in cui siamo non possiamo entrare. E cosa dobbiamo fare? Niente. Dobbiamo lavare le nostre vesti, dobbiamo dire a Gesù di purificare la nostra vita. Amen. Di mettere in noi la fede, di mettere in noi il perdono dei peccati. È gratuito, non devi dare un'offerta a nessuno, è gratuito. Amen. Non esiste che più dai e più ti viene condonato, non esiste, è una menzogna. Più offri e più ti viene perdonato. Se fai pregare per quelli che sono morti vengono perdonati, non esiste. L'unica certezza di tutte queste cose è per arricchire chi predica queste cose. Ma Gesù ha dato gratuitamente. Dimmi una cosa, ha bisogno Gesù della tua offerta per perdonarti? Se vuoi perdono, ti pare un fatto reale o, diciamo così, logico che se dai ti vengono perdonati i peccati? E allora chi non ha? Chi non ha è destinato all'inferno? Il paradiso pensiamo veramente di acquistarlo in questa maniera? Oh, quante persone acquietano la loro coscienza. Io non vengo, però io quello che devo fare lo faccio. Non vengo, ma quando devo fare? Non è così. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita. Era il 14 novembre del 94 quando il Signore ha preso la mia famiglia e ci ha messi nel sangue di Gesù e ci ha lavati, alcolizzati, depressi, preti mancati, esauriti, fuori di testa, prossimi alla morte, tutti lavati dal sangue di Gesù. E qui in questa sala ce ne sono tanti che potrebbero testimoniare che in un determinato momento il Signore li ha comprati, se li ha presi per sé, li ha lavati e ha dato loro diritto all'albero della vita e aspettano con gioia il giorno in cui Gesù ritornerà. Per loro non è un problema sentire "io vengo presto", non è un problema, è qualcosa che li mette gioia nel cuore, non è una questione da rimandare. O a volte Gesù ritorna, ma speriamo, ma che speriamo? Speriamo adesso che torni, perché quella realizzerà la nostra piena salvezza. Alleluia. Non abbiamo problemi con questa dichiarazione da parte di Gesù. Certo, non ci sentiamo perfetti. Certo non possiamo dire con le nostre opere entreremo, ma se possiamo aspettarlo è per la sua grazia. Quando lui arriverà noi glielo diremo: è sempre per la tua grazia che stiamo salendo verso il cielo. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita. Fuori da questa città, fuori da questa salvezza, fuori da questa opera meravigliosa di compimento, i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Ora giustamente qualcuno potrebbe dire: allora non è per me, perché io sono nella stregoneria, perché sono un fornicatore, sono un omicida, sono un idolatra. E allora tutto questo che è stato detto, no. Il trucco c'è. Non c'è scritto fuori tutti questi e chiunque praticava, ma chi pratica. Cioè tu potresti trovarti in questa condizione e se credi essere perdonato e lavato da tutte queste cose e entrare e per aver diritto all'albero della vita. E chi preferisce rimanere in questa condizione? E chi si sposa con questa condizione? Infatti il verbo parla presente. E chiunque pratica. Se dovessimo ognuno di noi pensare a quello che siamo stati, non potremmo nessuno di noi sperare. Tanto per partire abbiamo una cosa in comune tutti quanti: abbiamo praticato la menzogna.
tanto per partire. Poi ognuno di noi può aggiungere i vari trofei che vengono dal peccato. Tanto per partire, a causa della menzogna praticata, io mi sono pure consacrata alla menzogna. Non potevamo proprio avere nessun accesso. Non è una questione di cose commesse, perché Gesù da questo ti perdona se ci credi, ma è una questione di scelta. In cielo non entra chi pratica. Se Gesù torna e sei in questa condizione è un conto, ma se Gesù torna e tu hai abbandonato questa condizione perché hai creduto che il Figlio di Dio è venuto per darti la vita e Lui ti perdona dai peccati, è un altro conto, perché Lui stesso ha detto: io faccio nuove tutte le cose. Chiniamo il capo e preghiamo.